c'è il no al nuovo processo per Rudy Ghedei, ieri mattina il responso della Corte d'Appello di Firenze sulla richiesta di revisione del processo che ha visto la condanna appunto di Rudy Ghedei. La revisione è stata giudicata inammissibile. Questa è una delle notizie che ritroveremo un po' su tutti i quotidiani di oggi. Ora Rudy Ghedei e i suoi legali aspettano le spiegazioni in merito a questo no. Altra notizia, corrente, quella del freddo che ha mandato in tilt i contatori e anche Umbra Acque, fino a 1.000 richieste di intervento al giorno, disagi per i cittadini e la questione sbarca anche in Consiglio Comunale a Perugia. A Foligno grande commozione ai funerali di Leonello Radi che si sono svolti ieri e in Valnerina le casette si assegnano con il sorteggio. Questo per quanto riguarda il Corriere dell'Umbria, la sua prima pagina. Siamo alla Nazione che nella prima pagina nazionale parla dell'Umbria con un caso, con il caso del bullismo a scuola, Gualdo Tadini, racconti shock dei ragazzi. La prima pagina riguarda invece i malati in corsia con l'influenza che mette in crisi l'ospedale di Perugia, molti pazienti costretti in barella. Torna la notizia delle angherie dei baby bulli a Gualdo Tadino, offese, botte, spunta un coltello, i racconti shock delle vittime, adolescenti degli abusi nel servizio di Erika Pontini. E ancora Rudy, non si rifarà il processo per Mez, la Corte dichiara inammissibile il ricorso, Rudy continua a studiare. A Piegaro allarme monossido, cuochi intossicati, al ristorante anche il sindaco. E da Perugia ZTL allargata a Porta Pesa, scuole fuori. Terremoto, la storia, Agnese commuove in televisione la partecipazione a un concorso televisivo della Montefalchese. A Magione operaio morì in discarica, c'è il processo. Queste le prime pagine ed ora quella del Messaggero dell'Umbria che parla di terrorismo, 100 profili sospetti. Il numero arriva dalla relazione della Polizia Postale, dell'Unità Speciale della Polizia Postale, antiterrorismo a caccia di forme di radicalismo e vicinanza all'ISIS, propagandate su internet e social network, individuate decine di siti web e di pagine personali. E ancora estorsioni e minacce, incubo, baby gang, quattro giovani nei guai, uno assolto dopo 6 anni. A Norcia le casette assegnate con una lotteria, 20 moduli per 89 domande, oggi alle 15:30 il sorteggio e a Perugia pistole e fucili, scoperto un arsenale fra i boschi, ritrovate 9 armi in un armadio blindato rubato da una villa. Meredith no alla revisione del processo per Rudy Ghedei dopo un'ora di Camera di Consiglio, la decisione della Corte d'Appello di Firenze. Per arrivare al cimitero di San Marco, indicazioni in giapponese, la curiosità scoperta dal Messaggero, se la mappa dà i numeri, anzi i logogrammi che vediamo nelle indicazioni. Il meteo, neve sul weekend, domani al mattino sereno o velato con forti ed estese gelate, venerdì tempo perturbato con piogge e neve a quote collinari, sabato le schiarite e domenica un nuovo peggioramento. Queste le previsioni del tempo del Messaggero. Come sempre l'approfondimento con le pagine regionali, il Corriere dell'Umbria ci parla in apertura dell'allarme terrorismo agli orchi, dall'allarme terrorismo agli orchi cibernetici, 1.200 casi alla polposta, il bilancio della Polizia Postale, 6 persone denunciate per pedopornografia, protocollo con l'azienda ospedaliera di Perugia per tutelare i dati sensibili. E ancora, dissequestrati i beni a Sassaroli, Gesenu gioca le sue carte al riesame, occhi puntati sulla decisione del riesame per la società, i difensori dicono è parte terza rispetto al rapporto contrattuale con i comuni. 30 km di speranza. I 30 km sono quelli della Norcia Castelluccio che è ancora chiusa al traffico dal 24 agosto. Gli abitanti della zona si preoccupano della semina delle lenticchie, della stagione turistica e soprattutto delle loro case. Urgono certezze o alternative. E poi terremoto vecchio e nuovo, scontro infuocato in consiglio a Palazzo Cesaroni. L'assessore Bartolini dice: la burocrazia non ci aiuta. E su questo argomento oggi l'estrazione
del sorteggio per l'assegnazione delle casette, ce ne sono 20, ma per più di 80 pretendenti. Intanto in Valnerina è freddo record. Dal Sacro Convento a Sara Tommasi, tutti pazzi per Sgarbi, la lezione magistrale su Caravaggio conquista una variegata platea, 3 ore in scena, tesi originali, affascinanti e non manca lo show per l'esibizione, appunto, del noto critico d'arte. Padre disperato occupa una casa popolare, aiutate la mia famiglia. La storia è ancora raccontata dal Corriere dell'Umbria, un uomo che senza lavoro non riesce da mesi a pagare l'affitto. Penso a mio figlio e al secondo che deve arrivare. L'uomo di 29 anni è senza lavoro, ha un figlio di 4 anni, la moglie incinta del secondo. Il 23 dicembre ha occupato una casa popolare a Villa Strada per richiamare l'attenzione su di loro. Lui muratore, lei domestica, da 10 mesi non riuscivano più a pagare l'affitto. E queste erano le pagine regionali del Corriere dell'Umbria. Siamo alla Nazione e parla ancora la Nazione della sentenza su Rudy Ghedè, che resta colpevole. La Corte boccia la revisione. Pazienza, vuol dire che continuerò a studiare la sua reazione. E poi c'è il caso di bullismo da Gualdo Tadina. Ricreazione, sono sempre botte. I racconti shock di mesi di violenze, l'inchiesta bullismo, mi afferrò per il collo e infilò le dita negli occhi. Le offese, cicciona, buzzicona, tartufo, sacco di lardo. E poi gli insulti ai genitori, vi ammazzo tutti, ve gonfio. Queste sono alcune delle offese ai bambini. Alcuni minorenni hanno riferito che uno dei ragazzi portava a scuola un coltello a scatto nascosto nello zaino e che spesso mostrava ai compagni. E ancora, permanenza in casa. Oggi il quindicenne è davanti al giudice con l'accusa di stalking in concorso. E siamo ancora alle pagine regionali, si parla di Gesenu, gli avvocati al riesame, dissequestrati 20 milioni, lunga udienza in tribunale, decisione attesa tra oggi e domani. E poi Centrogenomica nel mirino, tutto comincia con un esposto, accertamenti su 3 milioni di euro e su alcune incompatibilità. Per le acque minerali, ok sulla relazione, il Consiglio regionale ha preso atto della relazione 2013-2014 sull'attuazione della legge su ricerca, coltivazione ed utilizzo delle acque minerali di sorgente e termali. E ancora parliamo della sanità, della situazione in corsia, ancora malati parcheggiati, l'influenza mette in crisi i reparti, le situazioni peggiori a geriatria, medicina del lavoro e al MISEM. L'assessore Barberini dice che quest'anno vaccini gratuiti per la meningite di tipo B. Piegaro, cuochi intossicati dal monossido al ristorante. A pranzo c'era anche il sindaco e tutta la giunta comunale. E ancora per le pagine regionali siamo al Messaggero dell'Umbria, che ci parla di un rapporto, quello della IRES CGIL, che descrive il nuovo carrello della spesa: risparmio ma non su alcol e sigarette, tagli obbligati per alimentare, arredamento e istruzione. Una buona notizia contenuta nei numeri della ricerca: in Umbria diminuiscono le disuguaglianze tra le famiglie. Si parla anche della ricostruzione nell'area del terremoto del 1997, se ne è discusso ieri in Consiglio regionale, è arrivato l'ok al disegno di legge per chiudere i cantieri ed è stato approvato anche un ordine del giorno attraverso il quale riconoscere gli stessi requisiti previsti per l'Aquila. Il lavoro buono, la proposta concreta dei salesiani per ridare dignità alla formazione professionale. Ci sarà un convegno su questo tema che si terrà a Perugia, alla Sala dei Notari, domani 12 gennaio dalle 15 alle 18. Ancora notizie che riguardano l'Umbria, in particolare da Foligno. Nella pagina regionale c'è il resoconto dell'addio a Leonello Radi, una vita da uomo libero. Nell'omelia del vescovo Gualtiero Sigismondi, ricordato il suo impegno di fervente cattolico per la comunità locale, la città ha abbracciato i figli Luca, Laura e Antonello. Fu direttore e poi presidente della Cassa di Risparmio di Foligno. Si parla anche della macchina confezionatrice più veloce al mondo, che sta alla IPI di Perugia, serve a confezionare brick.
chiedo scusa, il macchinario nella foto. E queste erano le notizie di attualità dalla regione e siamo alle notizie di carattere economico, le pagine di economia dal Corriere dell'Umbria, SGL Carbon, la trattativa va a rilento, per la chimica ancora nessun accordo definitivo, intanto 20 lavoratori sono senza reddito. Innovazione e successi, questa è la IPI, l'abbiamo appena visto, anno d'oro per l'azienda specializzata nella fabbricazione dei brick in vetrina a Chicago e super premiata. Perugina, ora scatta la cassa integrazione, oggi la RSU è convocata a Roma dal Ministero del Lavoro per la richiesta della cassa integrazione. Questa è l'economia dal Corriere, siamo alla Nazione. Tomassini Style sbarca in Sardegna dai camper per i VIP agli scuolabus, l'azienda realizza ogni tipo di allestimento che viaggia su gomma e anche qui confezioni asettiche e brick firmati IPI verso nuovi mercati. Ed ora siamo alle pagine degli spettacoli, degli appuntamenti e della cultura. Dal Signore degli Anelli al Gigante Gentile, i Chuck di Matteo Stirati, il 39enne Ugubino tra i protagonisti del film di Peter Jackson e Steven Spielberg, la faccia digitale a 3D di GGG, l'ho disegnata anche io, spiega in questa intervista. Intanto a Perugia i Lions premiano i migliori della città. Neocubismo e arte sacra, gli ultimi giorni della mostra a Palazzo Penna. Dalle pagine della Nazione, anche qui siamo agli appuntamenti e alla cultura, il talento di Emanuela Aureli, la mia Umbria del cuore, la popolare attrice in scena a Corciano, e c'è l'intervista sulla Nazione di Sofia Coletti. Perugia, Greta Panettieri in concerto con Greg al Ricomincio da 3 di San Mariano di Corciano, e ancora in tour Miseria e Nobiltà, Michele Sinisi dirige Ciro Masella tra Terni e Magione. Siamo infine alla cultura dalle pagine del Corriere dell'Umbria. Un faccia a faccia con il Medioevo. Dal 27 settembre fino al 1 ottobre tornerà il Festival di Gubbio, il Festival del Medioevo, riconfermata la formula del tutto gratuito e parterre prestigioso. Il lato più umano di Dante nell'Inferno di Ripoli e Renzulli, venerdì alle 21.15 a Trevi replica la nuova produzione di Fontemaggiore sulla Divina Commedia. E questa era l'ultima notizia per quanto riguarda le cronache culturali, come sempre l'approfondimento ora dai territori a partire da quello perugino. Rudi, ottimismo al capolinea, il resoconto dopo la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ha reputato inammissibile la richiesta di revisione del processo. Lo staff del Livoriano dice ha reagito con dignità. CIE anche in Umbria, la CGL dice no, ma l'ipotesi è remota, il dibattito si infiamma, anche il sindacato prende posizione, rumors, i centri avrebbero bisogno di infrastrutture assenti nella regione. Vaccinarsi diventa un'odissea sulla meningite, il percorso ostacoli di un ventenne che cerca di capire se sia opportuno o no farlo, ci pensa la Lorenzin, tutti da 0 a 20 anni. Gratuità per il vaccino contro il tipo B dal 2017, lo prevede il piano nazionale, questa novità arriverà ovviamente anche in Umbria come annunciato dall'assessore Luca Barberini. Contatori in tilt per il freddo, fino a 1000 chiamate al giorno, il super lavoro per Umbra Acqua e disagi per gli utenti, ordine del giorno del consigliere Camicia. Niente soldi ai disabili, ma solo il caso Perugia, non solo il caso Perugia, 1300 domande in attesa per abbattere le barriere architettoniche nelle abitazioni private, 7 milioni di euro arretrati, a novembre 500.000 euro dalla regione, il ministero non ha più la copertura finanziaria. E siamo ad Assisi, una strada comunale a rischio incidenti, necessari interventi di messa in sicurezza, la segnalazione di una residente fatta al comune dopo essere rimasta vittima di un investimento. E ancora ad Assisi, attraversamenti pedonali più sicuri grazie all'arrivo della tecnologia LED, prevista anche la nuova cartellonistica verticale. A Bastia Umbra, aule degli istituti scolastici troppo fredde, Furiani del PD chiede spiegazioni alla Giunta, annuncia un'interrogazione dopo le segnalazioni.
Siamo a Città di Castello, dove continua a crescere il gruppo di volontari della Protezione Civile, bilancio di un anno impegnativo a seguito del terremoto, tanti i progetti per il futuro nel segno della prevenzione. Ancora Città di Castello, la difesa di Peter punta sulla semi-infermità, omicidio di Katia depositata all'istanza per il rito abbreviato, attesa la decisione del giudice. Finanziaria di Conegliano, si è aggiudicata il complesso immobiliare della ex Fornace. Siamo a Umberti, del Comune ha approvato lo schema di protocollo d'intesa per la riattivazione dell'atto di cessione gratuita. Da Umberti andiamo a Gubbio, danni causati dalle scosse di terremoto, ecco le chiese che hanno problemi, inagibili Madonna del Prato, Madonna del Rosario di Castiglione, Aldobrando e Santa Maria Assunta. E si sono spente le luci sul Monte Ingino per l'albero dei record. Tanti visitatori arrivati quest'anno per ammirare la gigantesca sagoma luminosa, un vero e proprio boom di contatti online dall'Italia e dall'estero. E ancora a Gubbio, l'investitura ufficiale di Borgogna in occasione di Sant'Antonio Abate, è lui il capodieci del Cero di Sant'Antonio. Ancora a Gubbio, la missione in Bolivia continua a crescere, i volontari tracciano un bilancio di quanto fatto e tendono la mano a chi vuole sostenere le loro opere. Gualdo Tadino, recupero di Villa Casimiri, fioccano le idee per l'utilizzo, in molti ne vorrebbero fare un museo dedicato al Monsignore, ma l'ultima parola spetta alla diocesi. A Nocera Umbra migliora la situazione, ma nella scuola del centro il riscaldamento va KO. Per il turismo invernale lo sci club attacca, il presidente Loreti, la strada per Valsorda non è pulita, gli amanti di fondo e ciaspole scelgono altre mete. Intanto oggi il cardinale Bassetti sarà a Gualdo Tadino per ammirare il presepio emozionale di Frate Indovino. A Foligno, commosso addio a Leonello Radi, ai funerali il vescovo ha parlato di un uomo libero e impegnato per il bene comune. Toccante la lettera lasciata ai suoi cari. E da Montefalco la cronaca, minaccia di uccidere un cuoco brandendo un grosso coltello, il panico in un ristorante di Montefalco, in manette un 54enne albanese, l'accusa di tentato omicidio. Siamo alla nazione e ai suoi territori, a cominciare da quello di Perugia, allargare la ZTL a tutta Porta Pesa, stop al traffico negli orari scolastici, progetto comunale, telecamera in corso, bersaglieri e buoni mobilità. E la ripresa del mattone ormai è realtà, prezzi giù, affari in forte crescita, in 3 anni compravendite incrementate del 27%, mutui più 56%, più trattative nel Perugino nel primo semestre del 2016, 846 le compravendite, pari al 32% dell'intera provincia, le altre due zone più interessate sono il Folignate e l'Assisano. Postale, lotta al ciberterrorismo, 100 siti internet sotto controllo, un anno di attività denunciate 264 persone per reati finanziari. E ancora con le pagine dai territori, siamo in Valnerina, le strategie della regione, ricostruiremo anche il turismo, così Donatella Porzi, Presidente del Consiglio regionale, fa il punto della situazione, dice nessuno sarà dimenticato. Intanto oggi è il giorno della trattativa per Perugina, RSU a Roma per chiedere la cassa. E per quanto riguarda Assisi, si torna a parlare del caso Piscina, serve il progetto, minoranza all'attacco del sindaco. Assisi, Lunghi e Bocchini elencano le opere incompiute. A Bassia Umbra, scuole, aule fredde, sale la rabbia, l'assessore si scusa per i disagi e replica, e a Santa Maria degli Angeli le reliquie di Sant'Antonio in città per il piatto. Nessuno scippo nel nome della storia, il Festival del Medioevo resta in città, Gubbio lo ha annunciato l'organizzatore Federico Fioravanti. A Gualdo il cardinale Bassetti in visita al presepe monumentale, a Gubbio ancora in 9.000 hanno visitato il presepe del quartiere di San Martino. Siamo a Città di Castello, in campo per la prevenzione sismica, dal Comune 1 milione di euro, l'impegno nelle scuole, il piano di emergenza, multirischio. E poi il Presidente, i consiglieri municipali, grande impegno per pochi soldi. Ancora
Da Umbertide, una via dedicata a Renato Codovini, la richiesta del collega Bottaccioli, commosso il ricordo dello storico. Città di Castello, torniamo a parlare di Michele Bravi, il vincitore Tifernate di X Factor, sarà a Sanremo, servirà, ha detto, una super dose di coraggio, proverà con l'orchestra dell'Ariston. Addio a Marcello Ortalli, il presidente Gentiluomo, Sport Tifernate in Lutto è stato al vertice del Città di Castello e del Selcinardi, domani i funerali. Foligno fa irruzione al ristorante col coltello, minaccia il cuoco, finisce in cella, l'uomo dovrà rispondere di tentato omicidio. E poi il calcio nel caos, bufera Falchetti, marcia di protesta dei tifosi biancazzurri organizzata per sabato 14 gennaio. Città in lacrime per Leonello Radi, ultimo saluto a un uomo libero, la folla commossa al funerale, Paciullo dice, un amico fraterno. E a Foligno migliaia di contatori in tilt per il freddo polare, timori per i serbatoi dell'acqua, gelo in agguato, super lavoro per i tecnici della VUS, rotture a raffica. E ancora per quanto riguarda i territori, siamo alle pagine del Messaggero dell'Umbria che parla della zona del Perugino di Perugia. Pezzi di città restano al buio, Enel ora tocca al comune. Sul caso di Via Innamorati, Palazzo dei Priori deve occuparsi della sostituzione delle lampade, i lampioni restano spenti a Ponte San Giovanni e anche al Parco Sant'Anna, sicurezza a rischio. Via dell'Acquedotto, lavori al più presto, la situazione è di abbandono, occorre pulire le erbacce, poi interventi definitivi. E ancora da Perugia, scoperto un arsenale nel bosco, 6 fucili e 3 pistole all'interno di un armadio blindato ritrovati da un gruppo di ciclisti nei sentieri di Mantignana. Indaga la polizia, le armi sono state rubate durante le vacanze di Natale in una villetta di Città di Castello. Ancora per le notizie dai territori siamo a Gubbio, parliamo di beni culturali, Gubbio esclusa dai fondi, scatta la protesta. Bellezza governo, stroncatura in partenza, la doccia gelata arriva dalla Gazzetta Ufficiale. E a Città di Castello volontariato da primato, al vaglio l'istituzione di una cittadella dell'emergenza per lo sviluppo della protezione civile. Ancora Umberti dall'Hotel Rio, nessun profugo, il sindaco Locchi, qualcuno ci ha messo gli occhi, io dico no. E a Gualdo Ottadino nella chiesa di San Francesco, oggi il cardinale Bassetti per la visita al presepe emozionale che ha ricevuto 15.000 visitatori. Siamo a Foligno, panico a cena al ristorante, minaccia col coltello il cuoco, fermato dai carabinieri delle stazioni di Montefalco e Bevagna, l'uomo era in preda ai fumi dell'alcol, tante segnalazioni al 112. Nel frattempo sono stati inaugurati i corsi di laurea in infermieristica e fisioterapia a Foligno e viene invece da Montefalco la signora Agnese Camilla, alla soglia degli 87 anni, che ieri, anzi lunedì, scusate, ha vinto un cospicuo bottino alla trasmissione Affari Tuoi ed ha fatto innamorare tutti con la sua spontaneità. Erano queste le notizie dai territori. Fra poco torneremo dopo una brevissima pausa per parlarvi di sport. Non mancate.